Io spero veramente che ci sia giustizia per questo caso e le persone che si sono comportate in questo modo devono pagare per evitare che queste situazioni si ripetano. Ciao a tutti ragazzi, allora la storia di cui vorrei parlarvi oggi è veramente tristissima. Infatti quando ho sentito di questa storia veramente mi è venuto quasi da piangere a sentire quello che è successo a questa povera ragazza così giovane che purtroppo, vabbè, sentirete la storia voi e capirete che cosa gli è successo e che cosa questi genitori le hanno fatto fare. Sembra la trama di un film horror, ma è quello che realmente è successo a questa povera ragazza che è stata adottata da questa coppia. Io ragazzi, prima di iniziare con questo video, vi chiedo gentilissimamente di mettere un mi piace, che aiuterete questo canale a crescere, e commentare se vi va, e cercherò di portare più video di crimine simili a questo. E io vi ringrazio sempre per il supporto che mi date, non sapete quanto significhi per me e quanto possa aiutare questo canale a crescere. Ma adesso iniziamo a parlare di questa storia. Uno dei BTS, tra l'altro, ne ha anche parlato e questo ha portato questo caso, che ha avuto grossa risonanza in Corea, a avere risonanza un po' in tutto il mondo. Sono molto felice comunque che questa storia sia arrivata ad avere tutta questa attenzione, perché spero che cose come questa non succedano mai più. Baby Tomin, che è questa ragazza carinissima, è nata il 10 giugno del 2019. Sfortunatamente i genitori non potevano tenerla e quindi hanno dovuto darla in adozione. E questa ragazza è stata adottata da questa giovane coppia, che potete vedere in questa immagine. Questa coppia che l'aveva adottata erano già i genitori di un'altra bambina, che quella era la loro bambina genetica. La madre, questa nuova madre adottiva, lavorava come insegnante di inglese, sembrava una donna in gamba, solare e vivace. Veniva da una famiglia comunque per bene, aveva studiato anche all'estero e tra l'altro il suo padre era un prete, quindi nel senso sembrava tutto, diciamo sulla carta sembrava la madre ideale sostanzialmente. E anche il padre sembrava avere fatto un'ottima impressione a chi è di dovere. E quindi questa ragazzina è stata data in adozione a questa famiglia. Tuttavia, una volta che questa ragazzina è stata data in adozione, anzi neanche un anno dopo, 9 mesi più tardi, è stata portata in ospedale e il 15 ottobre del 2020 questa bambina è venuta a mancare in ospedale a soli 16 mesi. I genitori hanno detto che questa bambina deve essere caduta, ma non sanno che cosa sia successo e non sanno che cosa abbia potuto creare questo incidente che è stato fatale per questa ragazzina. Hanno fatto degli scan su questa ragazza e i dottori hanno scoperto, diciamo, qualcosa di piuttosto spaventoso, anzi scioccante. Hanno scoperto che lo stomaco di questa ragazzina era pieno di sangue e di solito non dovrebbe essere in queste condizioni uno stomaco normale. E sembra che comunque questa condizione sia andata avanti per un bel po', perché se la bambina fosse stata portata, diciamo, in ospedale nel momento in cui è successo, diciamo, questo incidente che i genitori hanno detto che è avvenuto, sarebbero stati in grado di salvarla, tuttavia così non è stato e questa condizione si è creata in un determinato lasso di tempo e quindi non è stato un incidente avvenuto così all'improvviso. E inoltre sembra che sempre da questi scan è emerso che le ossa di questa bambina sono state rotte in passato e poi sono state, diciamo, sono un po' riaggiustate. E quindi questo è una prova tangibile del fatto che la bambina non può essere caduta quel giorno, ma deve essere caduta in precedenza, perché appunto questi ossa si sono riformati in qualche modo, si sono un po' riattaccati l'uno all'altro. C'erano anche delle prove delle sue ossa rotte nelle spalle, anche sul suo cranio e anche sul suo mento. La domanda è: che cosa hanno fatto questi genitori adottivi? Qui ragazzi vi faccio vedere una foto della bambina prima dell'adozione e in seguito all'adozione. Come potete vedere c'è una grossa differenza. È come se il suo sorriso fosse completamente sparito. Sembra come se non avesse nessuna emozione. In queste foto potete vedere comunque delle ferite visibili. E la cosa più spaventosa di tutta questa storia è che la famiglia sembrava assolutamente normale e realmente felice di aver adottato questa bambina. Qua ci sono delle immagini in un'intervista che hanno fatto poco prima in cui tutti sembrano sorridere felici e contenti, e mentre la bambina assolutamente no, finché la madre non le tocca il pancino e poi la vedete un po' sorridere.
Tra l'altro ci sono anche dei video in cui si può vedere la bambina, diciamo il giorno precedente dell'accaduto di cui sono andato a parlare in questo video, e sembra che era estremamente debole, e l'insegnante, queste sono delle immagini prese dall'asilo, ha cercato di metterle, di farla giocare con gli altri bambini, ma sembrava non in grado di poterlo fare in quel momento. E hanno scoperto che comunque c'era qualcosa di strano, sembrava nel suo stomaco, e poi poco più tardi si è scoperto che il problema era proprio quel sangue che poi è andato a creare tutta quella situazione. Sembra che comunque per la bambina era estremamente doloroso mangiare per le sue condizioni fisiche. Alcune persone hanno detto che siccome questa bambina era così abituata al dolore, riusciva in qualche modo a bere e a mangiare e a non urlare o dire niente. Qui ci sono delle immagini comunque della bambina, la potete vedere che l'insegnante era andata a prendere il latte per portarle, e la si può vedere qui da sola, e sembra che sia lì seduta in questa stanza senza magari la possibilità di poter dire che sta soffrendo, perché non sa neanche che cosa vuol dire essere amate, comunque se è stata trattata in quel modo da questa famiglia fin da così giovane. Non sa che magari quello che sta subendo non è una cosa normale, perché è tutto quello che lei ha vissuto da quando è nata, e questo sembra che sia una condizione che si trova spesso nei bambini che hanno subito questo trattamento da parte dei genitori. E voi vi chiederete: ma come mai nessuno non ha fatto nulla, nessuno ha visto qualche ferita che la ragazza aveva o qualche botta? In realtà sembra che gli insegnanti dell'asilo abbiano comunque più volte cercato di chiedere alla famiglia che cosa fosse successo. Per esempio, c'è stato nel marzo del 2020, la ragazzina si era presentata con questa botta visibile sul volto, e sembra che i genitori avessero una scusa ogni volta che la ragazzina si presentava con una botta diversa: o le era caduto qualcosa di caldo addosso, o aveva sbattuto vicino allo spigolo del tavolo, eccetera eccetera. E sembra che comunque questa cosa sia andata avanti per mesi, finché gli insegnanti dell'asilo abbiano detto quello che è successo al centro dell'adozione, dicendo quello che sta succedendo. Ma sembra che la risposta che hanno ricevuto sia stata quella che se non ci sono delle ossa rotte non si può parlare veramente di abuso, il che mi sembra la risposta più stupida che qualcuno potesse dare in questa condizione. Perché cosa dobbiamo aspettare? Che una bambina perda la vita prima che qualcuno intervenga? Cioè, capite l'assurdità di questa faccenda. E comunque, in ogni caso, questa situazione è andata avanti per qualche mese, e ci sono state praticamente un lasso di tempo di qualche settimana che la bambina non è più andata all'asilo. Si è ripresentata all'asilo nido qualche settimana più tardi, tuttavia la bambina era un chilo più magra, diciamo pesava un chilo in meno rispetto a quanto pesasse prima, delle 4 settimane prima, quando ancora andava, appunto, frequentava questo asilo nido, e soprattutto sembrava come se la sua personalità fosse completamente cambiata, non sorrideva per nulla, e diciamo che questo ha fatto preoccupare ancora di più gli insegnanti, che hanno cercato di fare report alla polizia e a quelli del centro delle adozioni, e l'hanno addirittura portata in ospedale. Sembra comunque che da ulteriori indagini non è stata ritrovata nessuna prova che la famiglia si fosse comportata in modo negligente nei confronti di questa bambina, e tra l'altro i genitori hanno gridato alle insegnanti di questo daycare dicendole che come vi permettete di portare la mia bambina in ospedale senza dirmi nulla. Perché comunque dovete capire che quando avete una bambina di 16 mesi è molto difficile, diciamo, portarla in ospedale senza il consenso dei genitori. Però potete capire come la situazione non era assolutamente normale, perché voi immaginatevi: ogni giorno vi arriva questa bambina con delle ferite in faccia su tutto il corpo, le potete vedere qui in queste immagini, cioè, e voi siete, diciamo, gli insegnanti di questa bambina, che cosa fate? Si presenta in quegli anni, comunque a 16 mesi una bambina ogni mese dovrebbe, diciamo, diventare sempre più robusta, cioè perdere un chilo per una neonata è una cosa veramente strana, quindi è normale che si siano allertati gli insegnanti, e sono contento che abbiano cercato di fare qualcosa. E tra l'altro, ragazzi, sembra che comunque quello che è successo il giorno di questo fattaccio sembra come se la bambina sia stata colpita da qualcosa alla gola, e questo abbia portato poi a e per le sue condizioni fisiche che già aveva in quel momento, ha portato poi a la, insomma, al finale che vi ho detto a inizio video. Tra l'altro, cose che sono emerse in seguito a questo incidente è che sembra che la polizia non abbia mai realmente investigato che cosa sia successo, e l'unico modo in cui abbia cercato di mettersi in contatto con la famiglia dopo tutte queste segnalazioni, sembra che tutto quello che hanno fatto è stato chiamarla ripetutamente, e la madre non ha mai risposto. Quindi dal momento che non ha mai risposto, non hanno più investigato in questo caso, dal momento che non c'era nessun osso rotto, e quindi niente, hanno lasciato perdere. E questo fa veramente arrabbiare. Un'altra cosa che fa arrabbiare è che attraverso delle, diciamo, ulteriori investigazioni è stato rilevato anche un video in cui si poteva vedere la bambina mentre era stata
ai genitori, il che è una cosa tristissima. Ovviamente non vi faccio vedere le immagini, però potrete immaginare lo shock nel ritrovare e sapere persino dell'esistenza di un video del genere. In questo video si poteva vedere la madre come se stesse ridendo dopo aver causato la caduta volontaria di questa bambina. E sembra che la bambina continuasse a cadere in questo video di proposito mentre la madre la filmava e rideva. E sembra anche che ci sia un altro video in cui c'è la madre che in modo piuttosto aggressivo porta la bambina in questo ascensore e l'aveva fatta stare in piedi in queste finissime asticelle di metallo, mentre lei stava specchiando e guardando come stesse. Molte si sono chieste se questo trattamento era riservato anche alla sua vera figlia. Tuttavia sembra che la sua vera figlia la trattassero benissimo, come appunto qualsiasi genitore dovrebbe trattare la propria figlia, quindi soltanto lei veniva portata nei ristoranti mentre l'altra bambina era lasciata a casa a piangere. Sembra un po' la storia di Cenerentola, sostanzialmente è veramente triste. Il caso è proseguito e hanno soltanto condannato la madre a 7 anni di prigione perché sembra che quello che sia avvenuto era stato ritenuto non intenzionale e tra l'altro il padre non ha ricevuto nessuna pena. E sembrava che non sapesse nulla di tutta questa storia, ma non riesco a capire come sia potuta essere. Cioè, voi vi immaginate di essere una coppia sposata e non sapere in che modo si comporta vostra moglie con questa vostra figlia adottiva? È una cosa assurda. E infatti, soprattutto grazie all'esplosione che questo caso ha avuto sui media, speriamo che questa storia riceva un'ulteriore attenzione e una revisione di questo caso e speriamo che entrambi i genitori ricevano una pena ben più severa, perché io non credo che il padre sia innocente in questa storia e spero che indagini serie siano condotte per stabilire quale sia la sua responsabilità all'interno di questo caso. Sembra che comunque anche i vicini di questa famiglia abbiano sentito più volte urli, siano andati spesso a lamentarsi a casa di questa famiglia e la madre si è più volte scusata e ha detto: "Ah, no, no, scusa, scusa, sono solamente i bambini che giocano", mentre noi sappiamo realmente che cos'è successo. Io non riesco a capire come questa famiglia sia potuta essere così manipolatrice da riuscire a farsi dare uno questa bambina in adozione e poi a riuscire a trattare questa bambina in questi modi per un lasso di tempo così lungo fino a portare a questa triste conclusione di questa storia. Io spero veramente che ci sia giustizia per questo caso e che le persone che si sono comportate in questo modo devono pagare per evitare che queste situazioni si ripetano. E io spero che anche la polizia comunque vada incontro a qualche sorta di sanzione, perché comunque se la polizia avesse svolto delle indagini serie, questa situazione sarebbe emersa prima e questa finale si sarebbe potuto sicuramente evitare. Io ragazzi vi chiederei veramente di condividere questo video sperando che casi come questo non succedano mai più. Sono estremamente arrabbiato a aver sentito di questa storia e spero davvero che giustizia sia fatta. Io voglio sapere la vostra opinione, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutta questa storia e vi lascio con un grande saluto e spero che ci vedremo presto in un prossimo video. Un ciao da Seba, ciao!